Ciao a tutti, siamo qui con la RG Evolution, la prima marca di costruttori che partecipa attivamente al campionato italiano moto e anche al mondiale che verrà svolto quest'anno in Austria. Siamo qui con Michele Repetati alla vostra destra e con Marco Giovannini, che sono i costruttori Ciao a della tutti. RG Evolution. Allora, Michele, parlaci un attimino di questo marchio, com'è nato e diciamo tutto ciò come si è poi evoluto durante gli Allora, anni. noi siamo partiti da una compagnia di amici che aveva l'hobby del modellismo, siamo partiti dalle auto 1 a 5, siamo arrivati in questo bellissimo mondo delle moto, dove è nata una grandissima passione e partendo da modificare una moto esistente, siamo arrivati nel 2009 a Leipzig, la mia prima gara di mondiale, con una moto modificata. Partendo da un garage, siamo riusciti ad arrivare a quest'anno che abbiamo il nostro laboratorio e riusciamo a vendere queste moto in tutto il mondo, diciamo. Siamo soprattutto due amici che hanno imparato a fare questo lavoro per passione. Viene veramente dal cuore la nostra moto. Se non sbaglio, Luca Tramelli, l'attuale campione del mondo di Eurobike, il vostro disegnatore. Diciamo sì, Luca Tramelli ci aiuta con i disegni, ci aiuta con le lavorazioni con le macchine a 5 assi che ci sono da fare nei componenti in alluminio della nostra moto. Io adesso sono diventato anch'io un operatore macchina perché oramai ho imparato a usare le macchine a controllo. Siamo una squadra di 5-6 piloti, adesso abbiamo anche due piloti in Francia e testiamo continuamente dei nuovi particolari, tipo oggi sulla moto ci sono le nuove razze in alluminio, che rendono la moto molto precisa e molto stabile. Abbiamo delle forcelle, siamo gli unici al mondo ad avere che hanno una regolazione anche per il downstop dell'altezza. Con una singola vite io regolo completamente l'altezza della moto anteriore. Dato che già stai, diciamo, rispondendo alla seconda domanda, i prodotti venduti, facci capire quali sono, diciamo, le categorie dove la RG Evolution è più presente, sia nel campionato mondiale che nel Allora, campionato italiano. diciamo che noi facciamo due modelli, la Nitro Bike, che è questa, che ha vinto il campionato del mondo a Riccione, quindi è campione del mondo in carica, e questa che è l'elettrica, invece sono riuscito ad arrivare quarto nel campionato del mondo. Abbiamo vinto il campionato del mondo stock con questa allo stallo e abbiamo vinto due campionati italiani con la Evo 2. E adesso ci proviamo quest'anno con la Evo 3.1. E da questo ti faccio la terza domanda. Le prospettive del campionato italiano attuale come sono? Prospettive, qui in Italia c'è molta competizione, quindi Perché siamo i piloti più forti del mondo, non sì, si sa mai sicuro. come si va a finire nella gara. Diciamo che le prospettive sono buone, per il momento la pole provvisoria, comunque ci sono degli ottimi rivali che tirano sempre fuori l'ultima zampata finale, quindi quello si sa solo alla fine. L'ultima domanda, ci sono novità per il mondiale che si svolgerà a agosto in Austria o diciamo che quello che vediamo qui sono gli stessi prodotti che poi presenterete al mondiale? Diciamo che noi, come ho detto prima, continuamente ogni weekend siamo una squadra di 5-6 piloti, proviamo componenti nuovi. Alcuni non funzionano, alcuni funzionano. Il bello della nostra squadra è che tutto quello che vedete montato sulle nostre moto è poi in realtà quello che usiamo nelle moto che si vendono. Un pilota che ad esempio è interessato alla RG Evolution, dove vi ritrova solitamente? Dove fate, diciamo, i test di più? La Allora, vostra lista, noi diciamo. abbiamo la pista di casa che è la pista di Fontanellato, Parma, che tra l'altro la gestiamo noi. Chiunque volesse venire anche con un'altra moto per un qualche consiglio, comunque diventerebbe un amico da poter indirizzare in questa bellissima Comunicaci disciplina. anche il sito internet, così almeno se qualcuno vi Il nostro conosce. sito è www.regevolution.com, trovate anche il numero di telefono per avere un contatto proprio diretto con me. Adesso ci potete seguire anche su Facebook perché io comunque tutte le novità le pubblico prima su Facebook che sul sito perché è meno difficile e più rapida la comunicazione. Adesso è un momento che fortunatamente siamo abbastanza presi, quindi mi viene difficile tenere aggiornatissimo il sito, faccio prima su Non ho Facebook. capito. Marco, ci vuoi dire qualcosa o diciamo. Allora, è tutto regolare. Senti, se ci vuoi dire Marco quali sono i piloti italiani che compongono la squadra RG Evolution, così almeno i piloti già, anzi quelli che poi seguiranno questo video. Allora, per quanto riguarda lo scoppio, ci sono io che guido lo scoppio Nitro, poi c'è Luca Tramelli che è campione in carica del mondiale,
Poi abbiamo Cavallari, come per quanto riguarda gli italiani, Cavallari, Mario Farina, Cuneo. ah sì, è vero, Cuneo Davide di Milano, per il momento penso basta, almeno quelli che frequentano il campionato italiano. Poi ci sono anche altri, un sacco di ragazzi che hanno la nostra moto ma non fanno gare proprio ufficiali, dirette. Capito. Io vi ringrazio per la vostra cortesia e disponibilità e vi faccio in bocca al lupo sia per l'italiano che per quanto riguarda il mondiale. Crepi, grazie. Ciao, ciao Michele, ciao Ciao a Marco. tutti. Ciao. Un'altra delle novità che ci saranno a brevissimo sono queste termocoperte fatte da un altro amico RG, che adesso vi spiegherà lui le particolarità. Ciao a tutti, sono Fabio Tosti. L'idea è stata di fare delle termocoperte, diciamo, un po' più prestazionali rispetto alle termocoperte che si trovavano in mercato. E allora, dopo, insomma, qualche mese di studio, è nata l'idea di fare delle termocoperte con un filo differente e diverso. Le caratteristiche, diciamo, migliori dipendono dal filo e dal materiale costruttivo. Materiale costruttivo è un nylon termico resistente alla temperatura e all'interno ci sono diversi strati d'alluminio e un altro materiale che trasferisce il calore solo verso l'interno, quindi solo verso la superficie della gomma e non verso l'esterno. Sono studiate per lavorare dai 12 volt fino ai 13,8 con un consiglio di lavorare comunque dai 12,5 ai 12,8 volt. Su questo voltaggio la termocoperta riesce a raggiungere una prestazione di 75 gradi sulla gomma e anche all'esterno, quindi verso il cerchio, in maniera che sia una temperatura uniforme che si protrae anche nei primi 4-5 minuti della batteria e di conseguenza garantisce alla moto una buona prestazione e comunque una temperatura di gomma molto elevata di 75 gradi. Quindi è un nuovo prodotto che sarà disponibile proprio a breve, nell'arco di una o 2 settimane massimo. Grazie.